Alle 9:30. Ora sono le 10:15. E vabbè, aspettiamo un altro poco, può darsi che pure lui è in ritardo. Però ma ti spiega pure che si tratta. Vabbè, certo, si capisce. Anche perché tu, come si dice, sei nuovo e ti puoi imbrogliare. Dunque, seguimi, si alza il vilario. Cosa alza? Si alza il vilario. Ma che è questo vilario? Come che cos'è questo vilario? Oh, il tendone, la tenda. Il sipario. Ah, tu dici il sipario. Guardate. Se c'è una persona del pubblico che vuole salire in palcoscenico, tu subito dici, ben che io. Ah, ho capito, e tu dici, ben che io. Venga, venga io. Vengo io. Senti, sai che vogliamo fare? Dici soltanto io e togliamo il braccio da me. Sono stare senza pensiero, non preoccupare, quando vado a parlare, mamma mia. La bocca, io va. Buonasera, eccomi qui. Tu sei arrivato, Ma perché? E io ti ringrazio tanto. Ma perché? Ho fatto tarda? Oi, è arrivato la tua Fiorentino. Io vorrei sapere da te, se non trovavo l'amico qua, come facevo stasera? Ora non mi serve più. Ma dimmi una cosa, ma tu sapevi ciò? Li sa fare. Sai mettere un quadraccio vicino alla caccia? Lo sa fare. Quando andavo nuova lupa? Lo sa fare. Allora facciamo una cosa, almeno datemi il biglietto per andare in teatro. Il biglietto? Se lo vuoi. Te lo vai a comprare al putechino. Ci porto ancora il piastro che fece la sua prima canzone. Ah sì, l'ultima canzone. No, la prima. Ho capito la prima, però si intitolava l'ultima canzone. Ah sì sì, è vero, quando era bello. Era bella, sì. E questa è l'ultima canzone, io ricanto per dottore, te. Però poi non ne canterò più. Mi hanno chiamato per parlare di mio marito. Il cuore crede a me. Sotto l'ultimo balcone, sotto l'ultima canzone. Sto aspettando voi, fatemi capire. Quello mio marito soffre come di una specie di amnesia, io questo ho paura, no. Avete capito? Ah, capito. Sto ascoltando un indebolimento della memoria. Mamma, papà, consente. A che consente? È alle nozze. Alle nozze? Ma tu sei sciuto pazzo, come tuo padre non lo vuole nemmeno sentire parlare. Ma quando mai ha cambiato idea? Sono stato in ufficio da lui proprio oggi e mi ha detto oggi per festeggiare il ventennio della mia attività artistica faremo il fidanzamento ufficiale. Carissimo Don Gennaro! Qui, dottore carissimo, che piacere! Grazie! Qui, ma mica, se si qualcuno malato in casa? No, Don Gennaro, quando mai? Ma che male, No, figurate, purtroppo mi sono trovato di passaggio. Ma stamattina che hai fatto? Mi sono fatto. Fammi vedere, guarda qua, va. Ho composto una nuova canzone. Bravo! Avete fatto una canzone nuova? Certo. Posso sapere almeno il titolo? Come no? Guardate qua, c'è il titolo sopra, mi sono scordato in aula. Non c'è nato. Ui, dottore carissimo, che piacere di vederti. Ui, ma se si può provare di casa, per caso. No, me l'ha detto poco fa. Mi sei male, fa piacere, quando venite qua è sempre una gioia. Ma Nicolino del fidanzamento per stasera? Nicolino? Chi è Nicolino? Ma non è figlio! Figlio, no, io mi sono scordato. E questo arriva la fidanzata! Arriva la fidanzata! Devo fare vai di fresco! Eccomi qua, allora io vado a prendere la fidanzata, Ma che stai dicendo, Nicolino? Qual è là la tua fidanzata? Quella? E chi la conosce a quella, no? Ma dal momento che vi trovate in casa mia, allora potrei sapere di chi siete la fidanzata? Certamente! Il maestro Gennaro Capozzella. Hai capito? È venuto il proprietario di casa. Ha detto che gli dovete pagare l'ultima mensilità. E che aveva paura che scappavamo? Guardate un po'. Di che si lamenta? È solo un mese d'affitto che gli dobbiamo dare. Ma voi solo da un mese state qua. Ma pare
lì che ci offre da bere, da mangiare, un cornettino, qualcosa. No, vai, vai. Io non mi voglio incontrare con la signorina Giulia De Santis. Sedete, sedete, io vado grazie, a grazie. Non c'è bisogno. È pulita, potete sedere. No, sapete, qualche microbo, no? No, quei microbi non ci sono. No. Che mangerebbe. Ma io però mi ha detto che si tratta di cattiva digestione. Cattiva digestione? Ah, sì, di fatto, dice che io devo mangiare poco. È spesso. Spesso. Signorina Giulia! Ah, mi meraviglio! Come mai qui? Signora, sono passato per caso. Ah. E ho notato al portone la targhetta con il vostro nome. Già! Vedete, è un vostro capolavoro. Lo sapete che adoro la scultura. Ma non è possibile perché proprio stamattina ho mandato via le ultime tre opere, sì. Ah, tre statue! Sì. E come le avete chiamate? La fame, la peste e la carestia. Non nascondiamo nulla, io cosa vuole che nascondiamo? Una donna! Sì, una donna! Oh, no! Guarda, che c'è che vuoi ancora? Signora Giulia! Signora Giulia! Ha dimenticato lo scatolo di cioccolatini! Cioccolatini? Quali cioccolatini? Vieni qua, dammi qua! Dividiamo la buona amica! Un'altra volta! Ma che cosa? Ma che doveva comprare? I cioccolatini per il padre che stava male con la pancia, non lo so. No, non la pancia e mangi i cioccolatini! E certo! E come fa a mangiarli? Non la pancia! E quelli sono purgativi! La mia vita è stata quasi romanzesca. Avevo solo 7 anni quando incominciai a far sparire la mente. Ti chiedi, grazie. Tutti i prestigiatori dicono che l'imbroglio c'è, ma non si vede. Io invece dico che l'imbroglio non c'è, e chi l'ha visto ha visto male. I signori possono consultare i propri rilogi in meno di un secondo, forse due. L'inchiostra passerà nel bicchiere dell'acqua e l'acqua passerà in corpo al signore che tiene seta. Avete ancora seta? No. E dove ve lo sentite? In corpo. Ah, con me? Ma bene, io non trovo più la traccia, figlio. Ma dove ci va? Si è perso la traccia. Mamma mia, che ci dice? Mamma mia. Ma non è che si vuole mettere prima. Abbiate pazienza, gentilissimo pubblico. Madame Michella è un attimino imbarazzata. Aspetta, ma la offrimi questo scherzo. Il signore qui presente a chiudere ermeticamente la cassa. Mettete questo lucchetto, Madame Michella. Un attimo di pazienza. Sparire un colombo. Ma ognuno sa i fatti suoi, ascoltate, è meglio che facciamo il gioco del pollastro. Io ho detto colombo! Il colombo che si trovava in quella gabbia l'ho fatto sparire e ritrovare sotto il cappello del signore, e per di più l'ho trasformato in un pollastro.